Che cos'hanno in comune Michael Jordan, Kanye West e Andre Agassi? Sono Chicco Giuliani e vi assicuro che una risposta c'è. Fresh and Sneak, il podcast senza tecnicismi sul lato pop delle sneakers. Ogni episodio una scarpa leggendaria. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. Propaganda. Allora, abbiamo trovato una commercialista. In realtà non vi aspettate una telefonata di quelle nostre lunghe così, perché è veramente una curiosità che avevamo e che non riuscivamo a risolvere. Quindi nel momento in cui lei ci risponde, ci dice: allora, l'anticipo delle tasse si fa perché basta, fine, ok? Anche perché io di carattere, chiamatemi stupido, chiamatemi ingenuo, io sono ancora uno di quelli che se un professionista gli dice si fa così, non è che mi metta a questionare se me lo dici lo faccio. Ogni tanto voglio capire, se me lo spieghi lo capisco meglio, ma se no lo faccio lo stesso e mi fido di voi. Federica, buongiorno! Buongiorno. Allora, ciao. Dici un po', com'è, cioè, a chi è venuta l'idea di fare un conteggio un po' a spanne di quello che è successo l'anno prima e stabilire che anche l'anno dopo andrà bene uguale e chiederti dei soldi in anticipo? Penso che lo Stato voglia sempre incassare i soldi, quindi la ragione è questa, loro prima possono prendere meglio è. No, questo ho capito, ma io mi immagino, cioè il giorno in cui hanno fatto questa riunione uno alza la mano e fa: oh, mi è venuta un'idea, potremmo fare così, a quelli che hanno guadagnato quest'anno gli diciamo che guadagneranno l'anno prossimo uguale, anche se tanto non è così, ma che cazzo ne sanno, e gli chiediamo già i soldi. Nessuno gli ha detto vabbè, ma così qualcuno si incazza, cioè nessuno l'ha fermato, no, hanno tutti ottima idea, andiamo a pranzo. Esatto. È andata così. Io non ero ancora nata, quindi non lo so sicuramente, però dai, sì, c'è l'idea che si chiama continuità aziendale. Lo Stato, sì, parte dal presupposto che chi ha la partita IVA lo fa per guadagnare, sì, e quindi nel momento in cui guadagna tutti gli anni più o meno tendenzialmente guadagnerà così. Che matti, ma quelli che fanno quelli che lavorano per guadagnare sono veramente, guarda, io li manderei tutti in galera quelli che lavorano per guadagnare, guarda, no? Esatto. Ma dove cazzo gli vengono queste idee a quelli lì? Ma è la pazzia. La difficoltà è che si chiama conto, tu pensi, sì, che lo stai pagando su una roba futura, ma in realtà lo paghi nell'anno in cui quei soldi li hai già guadagnati, cioè tu gli acconti sulle tasse li paghi nel 2022 sul guadagno del 2022, loro ancora non lo sanno, sì, ma tu li hai già incassati questi soldi. Se poi io però l'anno dopo non guadagno come l'anno prima, vado in difficoltà. L'anno dopo me li ridanno indietro. Se io pago di più, me li ridanno indietro. Certo, ma guarda, certo, te lo chiedo perché a me non è mai successo di guadagnare meno. Cioè, io è da quando ho 20 anni che guadagno sempre, okay, ogni anno guadagno sempre più. Però no, lo chiedo per quelli che magari un anno vanno in difficoltà. Cioè, se no, io l'anno, certo, dopo guadagno meno, me li ridanno indietro? Certo, ma addirittura se nell'anno in cui le stai pagando già ti accorgi che stai guadagnando meno, puoi parlare col commercialista e lui può evitare di farteli pagare. Poi se ora della fine dell'anno invece questi soldi li guadagni, diciamo che in rincorsa verso fine dell'anno recuperi, allora dovrai pagare un pochino di sanzione per non averli versati quando te li chiedevano. Hai capito? Pure. Però puoi fare i ragionamenti durante l'anno. Sì, sì, puoi, diciamo, puoi calmierare la situazione, puoi, esatto, temporeggiare, puoi, esatto, dare un rabbocchino ogni tanto, vedi, cioè devi cercare. Alla fine il commercialista serve a questo, no? Sì, certo. A dirti, certo, guarda, mettiamone un po' di più, mettiamo un po' di meno, quando serve, qua serve. Ok, va bene, va bene. Esatto. Boh, allora, non ho capito bene bene la logica, sì, però va bene, dai, cioè mi sembra che vada, sì, bene. Certo. Oh, le male lingue qui, i nostri ascoltatori, secondo me noi come ascoltatori, secondo voi abbiamo più assunti o più liberi professionisti? Walter, tu che tieni... Più assunti, abbiamo più assunti. I nostri ascoltatori, anche se sono in minoranza rispetto agli assunti, le male lingue dicono che l'anticipo sull'IVA serve a pagare la tredicesima agli assunti. Oh signor. Però queste sono quelle voci di correzione. No. Questi sono un po' quelli che vogliono fare, no? Che vogliono creare le fazioni per forza. Esatto. Sono quelli che vogliono creare le fazioni. Sembra un po' troppo. E siccome di guerre ce n'è già fin troppe, non mettiamoci a fare la guerra tra poveri anche noi. Va bene. No, Federica, dai, ti mandiamo un abbraccio. Grazie mille per la spiegazione. Cioè, spiegazione. Figurati. Tu hai capito di più, Mauri? È sempre semplice. No. No. Però mi rendo conto che no, è complesso. Ma è semplice nel momento in cui vabbè, devo pagare, dai, boh, basta. Allora, quello è semplice. Capire perché è un po' più complicato, però ci fidiamo e facciamo quello che dobbiamo. Esatto. Va bene. Fede, va bene, ti mandiamo un abbraccio. Grazie anche ciao, a voi. Ciao, 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 ciao. Ah, pubblicità, giusto? Perché avendo fatto... Vabbè. Fuori pubblicità, torniamo tra poco, ragazzi. La musica elettronica è uno dei fenomeni di massa più importanti degli ultimi 30 anni e la sua storia merita di essere raccontata. Disco Ball con Ale Lippi, il podcast che racconta la vita, la morte e i miracoli della musica da ballo. Sull'app di One Podcast, sull'app di M2O e su tutte le principali piattaforme.